Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch Academy Vita da Studente. In questo video si affronterà la minaccia di Leonardo Scarlatti, che a quanto pare ha reso inaccessibile il secondo e il terzo piano dell'Accademia. E a quanto pare dobbiamo parlare con la signorina Vapori per iniziare la missione, quindi non perdiamo tempo, siamo a livello 10. La missione sembra essere fattibile a questo livello, difficoltà un fulmine. A causa di Leonardo e del resto della cricca dei selvaggi, in realtà secondo me è solo lui, una parte della scuola è diventata inaccessibile. Sconfiggiamolo e riportiamo l'ordine in accademia. Va bene. Ah, iniziamo la missione nel corridoio. Ah, perché tutta la cricca quindi è composta anche da studenti che stanno qui a perdere tempo. Sì, appariranno queste luci sul campo di battaglia e usale per eseguire una posa perfetta. Facendolo otterrai alcuni punti di reputazione, quindi approfittane. Va benissimo, PMT! Vai, devastata. Quella del club di Kendo è pericolosa, eh. Alla faccia se menano questi però, oh. Menano forte, è chiaro, eh. Ma ci picchia. Grazie per il tifo, ragazzi. Ma io posso entrare nelle aule? Ah, sì, ok, perfetto. Fatemi il... Ah, ma scompaiono quelli che fanno il tifo, poi? Oddio, arriva Scargatto. Vai, che la palla rimbalza fa anche più danno, così, dai. Oh, signorina. Oh, è due, ce n'ho. Ehi! Ragazzi, però, venite a darmi la mano pure voi. Cosa fa fermi lì? Ah, questo si prende i schiaffi stando fermo. Se n'è accorto tardi lui, vabbè, c'ha anche ragione, eh. Dobbiamo comunque ripulire l'area prima di poter avanzare. Ma dai! Non l'ho presa per un pelo proprio! Ma ci picchia! Vai! Rango attività più, bene, mi piace il rango attività più. Grande Comanuel. Dopo una serie di pose consecutive potrebbero accorrere altri studenti desiderosi dare anche se loro supporto alla squadra. In quel caso preparati perché in pochi secondi attiverà la febbre da battaglia. Durante quest'ultima sia le statistiche che i punti reputazione riceveranno un aumento, quindi approfittane. Ah, ok. C'era qualcuno qui in classe durante questi eventi, ma non mi pare, eh. Ok, bisogna andare sopra quindi ora. Ecco qua. Sì. A un certo punto bisogna salire. Vai, fai il tifo, grazie, grazie. Scappa, qua. Ehi, tu. Bene. Let's go, forza, non perdiamo tempo. Da lontano, da lontano. Potevo evitarle tranquillamente, ma... Niente, potevo far fare a Comanuel, ma no. Ho dovuto attaccare anch'io Briga. Wow, che knock. E come facciamo allora a sconfiggere? Facile. Vai, Scargatto! Ecco la febbre! Vai, punti statistica più alti per tutti. Diamoci da fare allora, meniamo tutto il menabile possibile! Ma dai, come l'ha schivato, grande! Oh, però meno forte, eh? Ci picchia. Questa febbre serve effettivamente. Non ricordavo fosse così efficace. Dai, mena, 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 pista! Allora, recuperiamo un po' di salute, eccolo qua. Con la pulsantiera di comando, con il D-pad, più comunemente chiamato, si possono usare gli oggetti che abbiamo in quella zona selezionati. Vabbè, potevo dirlo in italiano, però no. Troppo facile sarebbe stato. Livello 12, si sale che è una bellezza con i livelli qui in questo momento, eh. Vai. Allora, sto menando nonostante tutto più forte di prima, quindi effettivamente il livello si sente che è salito, non male. Dai. Ok, un po' di salute recuperata. E, ah, dobbiamo arrivare qua giù in fondo. Ah, ok. Allora, con Manuel... ok, pronti ad affrontare Leonardo allora? Andiamo. Ehi, sei tu Leonardo? Ehi, Rodolfo.
Per caso conosci questo ragazzino dall'aria insolente? No. Sono loro, i capi della famigerata cricca dei selvaggi! Non vi perdonerò mai per ciò che avete fatto a questa scuola. Sì, avete capito bene. Noi vi sconfiggeremo. Oh, fantastico, G. Bastiano, un discorso con i fiocchi! Sconfiggeremo. Hai davvero intenzione di batterti con me? Ci credi, Rodolfo? No. Staremo a vedere. Noi non ci piegheremo alla vostra violenza! Perché sto per caso usando la violenza in questo momento? Non sto facendo nulla che sia contrario alle regole di questo posto, o sbaglio? Ma ora, purtroppo, credo che dovrò darvi una bella lezione. Cominciamo. Let's go, amici miei. Vediamo un po' questo Leonardo quanto è forte, dai. Ovviamente lui è ispirato a Leo Fuoco. Puoi premere L per cambiare personaggio sia dentro che fuori dalle battaglie. In battaglia, certo. In alternativa puoi anche tenere premuto L e nel mentre spostarti su e giù con l'analogico. Poi scegli il personaggio e rilascia L. Per cambiare membri attivi invece premi X per accedere al menu. Da qui seleziona opzione membri. Però durante le missioni no. Bene, bene, bravi. Ok. Mena lui, eh? Ci prova perlomeno. Bravo. Allora, Commander potrei ricaricargli il cibo, ma non serve. No, non serve, non serve, dai. Mi sto ancora un attimino. Anche perché non mi pare che ho assegnato il cibo a Comanuel, quindi. Vabbè, Leonardo però. Lui se la fa che non sei proprio il massimo, eh. E infatti, guarda, anche lui, siete forti. Bene, è arrivato il tuo momento. Di chi? Oddio, c'è pugno di fuoco? Non è possibile! Anche Leonardo è in grado di usare il potere FNY! Ma sappi che noi non ci faremo battere! Alla fine trionferemo! Non posso permettermi di perdere. Bene, è il momento di fare sul serio. Vai, Rodolfo, tocca a te! Sì, capo. Ehi, così non vale! Non è giusto chiamare rinforzi ora! E dove sta scritto? Anche voi state combattendo in coppia dopo tutto. E se? Che ti prende, Comanuel? E se Rodolfo non fosse solo un semplice umano? Oh no! Pensi che sia un tenebroso? È questo che vuoi dire? Esatto! Ecco svelato il motivo di quel misterioso potere invisibile! Ci siete arrivati finalmente. Vi presento Rodolfo Leoni. Per me è come un fratello. Presto, G. Bastiano, non c'è tempo da perdere. Usa il potere del tuo nuovo amico per trasformarti in un eroe. Eh? Che cosa intende dire? Il potere dell'FNY Watch non è solo quello di evocare tenebrosi, ma può anche permetterti di usare la forza degli yokai per trasformarti. Quindi posso anche trasformarmi. Wow, sembra interessante. Bene, sembra che sia tutto deciso allora. Adesso tocca a me. Yokai, prestami il tuo potere! Miau! Bene, questa sarà l'ultima volta che vedremo una scena del genere. Wow, anche Rodolfo ha una spada.
Beh, gli spadaccini sono bellissimi, raga. C'è poco da dire. Oh, cielo! È vero, posso fare questo io ora. Che bello essere spadaccino rosso. Oh, che succede? In battaglia, quando la barra T si riempie del tutto, potrai scatenare il potere degli eroi yokai tramite le trasformazioni. Tieni premuto A per trasformarti, tieni premuto R ed uno dei seguenti tasti a scelta per usare nuovi attacchi. Nelle battaglie contro i mostri puoi ottenere delle occasioni. Queste ultime si presentano solo in determinate situazioni. Quando apparirà la scritta occasione, il mostro non potrà attaccare, ma tu al contrario potrai sferrare quanti attacchi vorrai. E Leonardo è quasi andato, mi sa, eh? Bene, ora manca solo il suo amico. Oh, ma voi chi siete? Noi siamo il club FNY! Mai sottovalutare un samurai. Bravissimi, Avete sconfitto Rodolfo! Ottimo lavoro, ragazzi! Avete superato il test. Grazie. Che mi aveva detto, gente, giustizia è fatta! Non è possibile, io ho davvero perso! Ehi, Leonardo, perché ti comporti in questo modo? Che bisogno c'è? Beh, il fatto è che mia madre è molto malata. A causa di ciò, purtroppo non è possibile pagare le tasse scolastiche. I ragazzi dell'organizzazione però ci avevano promesso i soldi e... Aspetta, frena un attimo. Organizzazione, hai detto? Si riferisce alla banda, coloro che gestiscono la scuola dall'oscurità. Esatto. Io però sono incaricato solo di attirare il comitato studentesco a me. Sarebbe a dire? Beh, se il comitato si concentra su di lui, lascerà perdere la banda. Ho capito, quindi così facendo hai guadagnato i soldi per le tasse. Per non pesare sulle spese di tua madre, hai indovinato? È sicuro di volerlo dire a questi ragazzi, capo? Ormai non ha più senso mentire. Sì, avete ragione. Però questo comunque non ti autorizza ad usare la violenza. Oh, che storia commovente! Ma che si è messo a piangere? Ascoltami, Leonardo, mi occuperò io delle tue tasse. Cosa? Ma Cibastiano, sei sicuro di avere tutti quei soldi? Ovvio che non li ho, che domande. Ma vedrete che ce la caveremo. Io non posso abbandonare una persona in difficoltà, non posso. Fratello Gibastiano! Cosa? Voi due siete fratelli? Ma se tu sei fratello del capo, allora anch'io sono tuo fratello. Qua la mano. Io, Leonardo Scarlatti, vi chiedo umilmente scusa. Finora non ho fatto altro che causare sofferenza a delle persone innocenti. Ma d'ora in avanti, i miei pugni significheranno solo una cosa, ovvero... Fratellanza! Non dimenticherò mai il tuo favore. Questo è ciò che fa un vero uomo. Proprio così, la fratellanza è l'unico sedile di vita. Forse volevi dire stile di vita. Fratello Gibastiano, lascia che ti ripaghi il favore. Chiedimi qualsiasi cosa. Questo è più che sufficiente, amico. Ma vuole ricambiare un favore che non ha ancora ricevuto? A quanto pare, però per ora sarebbe meglio non dirglielo. Ricordiamoci che Gibastiano è entrato per merito della borsa di studio, insieme a quella di Koma-san. Ma direi che è il momento di salvare il gioco, quindi perché è finito il primo capitolo ed è finito in bellezza con la missione contro Leonardo Scarlatti. Bene, il video termina qui e vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione, oltre ai link utili, trovate anche il link alla guida che vi insegnerà come installare la patch per Yokai Watch Academy. E c'è anche il gioco, wink wink. Ad ogni modo, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!